C'è chi ha utilizzato la voce e chi invece ha fatto cantare le mani muovendole in aria vestite di candidi guanti. Questo è il progetto Mani Bianche, solidale, inclusivo ed accessibile a tutti. L'unicità di questo coro dell'associazione Voce in Canto è infatti quella di far vivere un concerto fatto di musica, canti e lingua dei segni. Lo scopo è di condividere ancora di più la musica, quindi non utilizzare solo i suoni, ma riuscire a utilizzare anche la lista, i gesti con le mani, in modo che si possa veramente coinvolgere il più persone possibili nella passione verso la musica. Quindi non ci si deve limitare ai suoni, ma ci si deve allargare. Al coro Mani Bianche Voce in Canto potranno partecipare tutti coloro che desiderano avvicinarsi all'esperienza corale e alla lingua dei segni come pratica artistica ed espressiva, vivendo così l'esperienza della musica d'insieme ed abbattendo le barriere della diversità. È un progetto che chiaramente non è stato inventato da Voce in Canto, noi l'abbiamo preso esiste già da diversi anni questi cori Mani Bianche, però era un desiderio grande di farlo nascere anche qui ad Arezzo. E nonostante il Covid, anche con l'aiuto dei soci, dei genitori, siamo riusciti intanto a mettere le basi. Quindi a settembre partirà questa nuova esperienza inclusiva e sicuramente che ci darà tantissime emozioni. Ringrazio anzi l'Associazione Sordomuti che ha partecipato veramente numerosa questa sera, e proprio perché ci siamo mossi, per loro è stato bello vedere, anche se loro non possono sentire, però vedere i gesti a tempo di musica e quindi partecipare anche a loro a qualcosa che è a loro molto lontano, ma in questa serata neanche troppo, perché quando abbiamo fatto anche i brani polifonici si sono perfettamente resi conto e hanno gradito tantissimo, quindi si sono immaginati quello che può essere e hanno partecipato.